Cari amici del Comitato Geometri per Roma, ho una buona notizia per voi. In autunno, settembre-ottobre, sarete tutti assunti e entrerete dentro il Comune di Roma. Anche perché abbiamo bisogno di voi, c'è bisogno di tutti gli uffici tecnici, di una presenza nuova, qualificata, giovane, che ci permetta di affrontare tanti problemi, sbrigare le tante pratiche che abbiamo di fronte. Vi garantiamo non soltanto che comincerete a lavorare, ma che lavorerete molto, quindi non so se magari non sia il caso di approfittare queste ultime settimane di disoccupazione per riposarsi un po'. Da settembre-ottobre cambia la musica. Caro Francesco Rubini, proprio oggi anche noi abbiamo emanato le ordinanze anti-alcol che vertono più che sull'età dei consumatori, ci sono già delle norme rispetto all'età, sulla impossibilità di bere in mezzo alla strada, soprattutto nelle aree della mobilità. Noi con questa ordinanza abbiamo vietato l'alcol da sport e abbiamo vietato che si possa bere alcol in mezzo alla strada. Questo proprio per evitare quell'effetto di socializzazione negativa che ha appunto l'ubriacarsi in mezzo alla strada, che è un cattivo esempio per i giovani, che è un problema per tutti coloro che vogliono vivere la vita notturna e non vogliono essere coinvolti in episodi di violenza o in situazioni di degrado. E credo che questo contribuirà sostanzialmente a evitare la diffusione dell'alcol o comunque a contrastare la diffusione dell'alcol tra i giovani. Noi crediamo che bisogna trovare un giusto equilibrio fra quelli che sono i divieti e quello che sono gli incentivi, lo sforzo anche culturale, cioè la possibilità di indirizzare i giovani su strade diverse, dall'idea che per divertirsi bisogna per forza ubriacarsi. Vedremo l'effetto della nostra ordinanza e poi vedremo se fare degli interventi ancora più duri oppure accettare questo livello. Perché ripeto, dobbiamo trovare un equilibrio giusto fra divieti e indicazioni. Caro Antonio De Rinaldis, innanzitutto grazie per tutte le segnalazioni che stai facendo, per le idee e suggerimenti. Allora, innanzitutto, questa idea di cambiare Milano come capitale del Forum Mediterraneo ci sembra un po' fuori luogo. Come qualcuno ha osservato, Milano non c'è neanche il mare, quindi sarebbe un po' difficile mettere la capitale del Mediterraneo. Diciamo che probabilmente si è trattato di un'esternazione fatta nella sede di una conferenza milanese e in vista dello Expo 2015, però è chiaro che se questa candidatura dovesse veramente andare in questa sede in Italia, penso sia molto più qualificata Roma o Napoli per fare questa attività più che Milano. Siamo molto decentrati, Milano ha una vocazione più continentale che mediterranea. Quindi da questo punto di vista non si preoccupi, noi saremo sicuramente su questa lunghezza d'onda e difenderemo l'interesse della nostra città anche su questo versante. Abbiamo già ottenuto molti successi, neanche vogliamo fare una gara, una competizione tra Roma e Milano. Per il resto io credo che veramente ci sia da parte sua una giusta valorizzazione di quelle che sono le nostre iniziative per portare la giunta capitolina verso i municipi. Realmente si tratta di un tentativo di realizzare una forma di democrazia più diretta, più a contatto con i cittadini. Insisteremo molto su questo versante, moltiplicando i canali di partecipazione. Noi dobbiamo fare in modo che la città viva sulle regole, ma queste regole siano animate dalla partecipazione. Non bastano solo le regole, i divieti, lei lo dice chiaramente, ci vuole anche la partecipazione dei cittadini, perché quando i cittadini hanno una strada, un indirizzo, una mobilitazione, un'attenzione anche emotiva, poi hanno meno motivi per in qualche modo identificarsi nella trasgressione delle regole. Poi anche sulla questione di New York penso che il rapporto sia importante. Ecco, su New York voglio dire questo, tante volte ci sono stati anche dei giudizi superficiali dettati nelle impostazioni ideologiche. Noi siamo ovviamente soprattutto e principalmente europei e quindi ci crediamo molto nel nostro ordinamento europeo, però dobbiamo guardare tutte le altre esperienze del mondo senza lenti ideologiche, senza una visione deformata. E io devo dire che nel mio viaggio a New York ho trovato una città molto diversa rispetto allo stereotipo della grande mega. Ho visto una città in cui c'è tanto volontariato, tanta cittadinanza attiva, tanti esempi da seguire. Non è un caso che New York, grazie a Giuliani prima, a Bloomberg dopo, si sia tratta fuori da una situazione di estremo degrado. Negli anni 70 New York era veramente ridotta male, adesso è una città che può essere un modello di come si può rendere sostenibile la vita in una enorme metropoli, appunto, come questa capitale dell'industria e dell'economia statunitense. Infine, il suo suggerimento a creare una sinistra nel PDL. Evitiamo il termine sinistra, ovviamente a me mi piace molto il termine destra sociale, o anche quella di un popolarismo
a forte caratterizzazione sociale o anche quella di un atteggiamento nazional popolare, come si dice per tante cose, in qualche modo hanno una identità però stanno nel cuore della gente. Comunque l'idea è quella di creare all'interno del PDL una forte sensibilità sociale e troviamo tante sponde, pensiamo al libro bianco di Sacconi, il libro bianco di Sacconi sul welfare è veramente un grande esempio di un ragionamento di partecipazione, di economia sociale di mercato, di equilibrio fra sviluppo e solidarietà sociale. Abbiamo ancora altri riferimenti, in Tremonti stesso, Tremonti ha fatto importanti libri in cui si dimostra come la coesione sociale è fondamentale anche per essere competitivi, o Formigoni, tutto il mondo, l'ambiente che in qualche modo si rifà alla dottrina sociale della Chiesa. Insomma, ci sono molti elementi che ci permettono di immaginare non una corrente sociale del PDL, ma un'ispirazione del PDL fortemente sociale in grado di costituire un'alternativa alla sinistra. Oggi la sinistra non ha più una forza ideologica per risolvere i problemi sociali, i problemi dei più deboli. Noi invece ce l'abbiamo, perché tramontato il concetto di classe, l'unica strada per risolvere i problemi sociali è riprendere una forte senso di appartenenza nazionale, comunitaria, identitaria, perché soltanto attraverso questo si riesce realmente a creare solidarietà tra i cittadini.